Well, they just blew up the road, which we're thinking of doing. But I think it's going to be okay because the machine with the digger is going to come down. Oh, we can do. We can do. Everywhere we can do. Go possible. Perché non sono andato all'Interspar stamattina, a casa mia, a fare spese? Tre colombe per una e via. I muratori vietnamiti hanno fatto brillare con dell'esplosivo una parte della montagna per poter costruire la strada. Siamo dunque i primi ad avere l'onore di passare per una strada che non esiste. Ci rimbocchiamo le maniche ed iniziamo a spingere le moto una ad una sopra i massi, facendoci largo come meglio possiamo. Alcuni operai mollano il lavoro e corrono in nostro soccorso sotto il sole che ci sta cucinando. Più tardi, riflettendoci, ci chiederemo quanti, qui da noi, avrebbero fatto lo stesso. Il passaggio, oltre che complicato, è anche rischioso. I sassi si potrebbero smuovere e siamo sul ciglio del precipizio. L'unico che sembra divertirsi è Fu. Superate le prime macerie, risaliamo in sella per alcuni metri, prima di incontrare un nuovo sbarramento di rocce, causato da una precedente esplosione. Un baffo, cazzo! You understand? That happened!
chanting feel very strong, but after it's not strong, we say make me a moustache. Mi fa un baffo. Grazie, addio. Superata la faticata, l'umore è di nuovo carico e siamo pronti a ripartire con la speranza di recuperare parte del tempo perso. Ma la strada che ci troviamo ad affrontare smorza subito gli entusiasmi. Capiamo che le fatiche non sono finite e che oggi sarà proprio dura arrivare fino a sera tutti interi. Però la fatica si trasforma in soddisfazione quando giungiamo in un punto incredibile, su di un sentiero largo meno di mezzo metro sospeso tra le risaie. Il paesaggio è surreale e non possiamo non fermarci un secondo a strabuzzare gli occhi. Quelli che vediamo sono tutti terrazzamenti coltivati. Meglio guardare a dove mettiamo le ruote però, perché è un attimo fare una frittata di Marco Polo Team. Dobbiamo accelerare i tempi e non possiamo nemmeno fermarci per riposare un momento, perché rischiamo di rimanere sulle montagne. La stanchezza però inizia a farsi sentire davvero e alcuni passaggi diventano ostici. Fatichiamo persino a spostare nella fanghiglia le piccole Frankenmisch. Thank you.
Fortunatamente si tratta di piccole disavventure senza conseguenze. Riprendiamo la marcia sempre più esausti e il percorso non accenna a volerci regalare un po' di sollievo, se non quello di un paesaggio meraviglioso, di un Vietnam che non è mostrato in alcun film. Siamo fieri di farlo noi. In un villaggio sperduto arriviamo davanti ad una scuola. I giovani studenti sono fuori per la ricreazione e ci accolgono calorosamente. Higby però ci suggerisce di non fermarsi a lungo. La polizia locale in questa zona non ama particolarmente incursioni come la nostra, specie in una scuola. È l'ultima emozione della giornata. Raggiungiamo stravolti Xin Man e ci concediamo una birra raccontandoci della giornata. Abbiamo smesso la prima, la seconda, tutto il giorno. Avremmo fatto 1.500.000 curve. Trekking in moto. Una bella giornatina oggi. Bella impegnativa. Che dire? Abbiamo fatto motoalpinismo, ma più di motoalpinismo forse. Più alpinismo che moto. Abbiamo fatto moto mulismo. Mulismo. Dove anche i muli avrebbero fatto fatica a passare. Sì. Ma non per scherzo. La mattina ci richiamo in un piccolo bar, che è anche abitazione della proprietaria e dei suoi figli, due femminucce e un maschietto. Mentre le sorelle ci guardano incuriosite, il piccolo di casa scoppia a piangere in preda alla disperazione non appena ci avviciniamo. La madre ci spiegherà poi perché lo aveva minacciato. Se non mangi, viene a prenderti lo straniero. Figuratevi il terrore quando ne ha visti arrivare cinque. Ci illudiamo che la tappa di oggi sia più tranquilla, ma è solo l'apparenza data dai primi chilometri asfaltati. Dopo una ripida salita veniamo attratti dal fragore di una cascata. Scendiamo una scalinata e ci si apre uno spettacolo unico.
Non ci pensiamo nemmeno a rinunciare a un bagno. Decidiamo allora di prolungare la sosta lungo il torrente prima di riprendere uno sterrato che ci guiderà a Laocai. Ben presto la pista diventa ancora una volta più impegnativa del previsto. Inoltre, su di noi oggi incombe l'orario del treno. Dobbiamo infatti raggiungere Laocai in tempo utile per caricare le moto e tornare nottetempo da noi su di un vagone ferroviario. Domani mattina abbiamo il volo di ritorno per l'Italia e non ci sono altre soluzioni se non vogliamo perderlo. Le sorprese però non finiscono mai. Raggiungiamo un piccolo guado per nulla minaccioso, ma la stanchezza e i sassi viscidi complicano la vita, soprattutto a Marco. L'ultima giornata e immancabilmente guado, ci sono entrato pensando che fosse un guado normale, invece mi sono trovato con la moto quasi sommersa dall'acqua, o perlomeno no, non sommersa dall'acqua, comunque a metà. Mi sono impiantato sul masso, la moto si è spenta, ho perso l'equilibrio e mi sono appoggiato sulla borsa destra. Dentro la borsa destra c'era la macchina fotografica, gli obiettivi e tutte le foto di una settimana. Funzionerà? Non funzionerà? Avrò perso il lavoro di una settimana di fotografie? Ma le mie foto del Vietnam, che fine hanno fatto? Poi alla fine sono arrivato qua e ho fatto un tentativo. Diciamo che la fotocamera qualche problema ce l'ha sicuramente. La flash card al momento funziona, cioè al momento fa vedere le fotografie. Speriamo anche quella che durino almeno 2 giorni.
Le difficoltà sembrano non finire mai e la meta di Lao Cai ci appare irraggiungibile. Iniziamo ad essere nervosi. Carlo, anche lui vittima di un tuffo in acqua, non si sente molto bene e il morale è ai minimi livelli. Persino le Minsk sembrano accusare la stanchezza. Sul nostro sentiero incontriamo un ragazzo con il motorino che non ci lascia passare e ci rallenta. Digby si innervosisce. Siamo in ritardo, corriamo incontro al tramonto e lo scenario è ancora una volta stupefacente. Spremiamo le nostre franche Minsk prima dell'ultimo saluto. Dire, siamo a Lao Cai, dove carichiamo le moto sul treno perché ci siamo spinti molto a nord, non riusciamo a rientrare con le moto, per cui le carichiamo sul treno, saliamo poi sul treno con le moto su una cabina alle 20 e il treno dovrebbe arrivare alle 5 da noi, alle 9.50 abbiamo il volo, come dice Carlo, speriamo bene. Mentre le nostre moto vengono caricate, ci concediamo una pausa in un bar. Un gruppo di lustrascarpe si offre di donare nuovo splendore ai nostri stivali Tucano, resi impresentabili da fango e terra. In pochi secondi ce li rendono come nuovi. Ciao,
Ma tutto, ragazzi? Tucano nuovi. 30.000 visualizzazioni. Spiegaci un attimo, Paolo. Abbiamo fatto pure gli stivali. Quanti spalle abbiamo dato? Good night, Vietnam! We have finished the ride. We are alive. Siamo finalmente in treno. Stiamo tornando da noi. Che mi ha colpito è stata la pendenza incredibile sulla quale questi contadini vietnamiti riescono a creare i loro terrazzamenti per coltivare il riso o il grano. Veramente io che sono un bravo sciatore, mi sembra, è incredibile, sembra di essere su una pista da sci, pendenze veramente così, e loro incredibilmente riescono a coltivare la terra. Bravo. La prima immagine che viene in mente, che mi ha colpito più, è il verde delle risaie e le risaie a terrazzamenti in alta quota. Ecco, quella è straordinaria, perché è un verde pazzesco, straordinario, e poi queste coltivazioni sono come delle semilune, dei semicerchi che salgono su, e tu viaggi con la moto in quota, perché sei alto, e sotto i tevi di questo verde a terrazzamenti perfettamente disegnati, bellissimo. Come Michele, il colore verde, che non ho, ho visitato anche l'Irlanda, ma questa tonalità e questa intensità è impressionante. La danza delle donne nel verde delle risaie, nel coltivarlo, e il sorriso dei bambini, sia nello sguardo che nel sorriso. La cosa che mi ha colpito di più, come hanno già detto anche gli altri, sono stati i colori bellissimi del verde, e quello che più mi ha impressionato sono stati gli strapiombi, e quindi, perché io comunque soffro un po' di vertigini, e quindi vedere questa gente che con la massima naturalezza si destreggia su quello che è per me un precipizio inavvicinabile. Tant'è che oggi abbiamo visto un bambino che avrà avuto 2 anni insieme a un altro che ne avrà avuti 4, che con le ciabatte, quindi neanche a piedi nudi, che magari è un po' più di prensilità, con le ciabatte camminavano tranquillamente su un precipizio protetto da una muretta, e in cima alla muretta c'era una rotaia di ferro di queste dimensioni, e loro correvano, 2 anni e 4 anni, uno dietro all'altro, con le ciabatte di plastica su questa rotaia a strapiombo, su, sono stati 500-600 metri di parete verticale. Io faccio fatica ad avvicinarmi con la mano alla muretta, loro tranquillamente correvano. Mi unisco al coro del verde, dei colori incredibili di queste risaie e anche quelle dei precipizi, perché sinceramente anch'io soffro un po' di vertigini, quindi essere su quei sentierini larghi 20 centimetri con la moto mi ha dato un certo che. Però la fotografia che mi porterò dietro credo che sia quella dei bambini nella nebbia. Quando nei giorni in cui pioveva, che eravamo nei punti più alti e non si vedeva la mazza, però a un certo punto saltavano fuori sempre questi bambini, come saltavano fuori dappertutto, però saltavano fuori anche dal nulla, vestiti in qualche maniera, tutti sporchi e sorridenti, facevano lo stesso bello.